L'Unibasket Amatori vince 84-75, lo spareggio per il secondo posto contro Fabriano, vola in classifica, Final Eight ad un passo, ma soprattutto coach Raiola, partita convincente per 40 minuti, da un lato i 26 di Gatti che all'inizio sembrava inarrestabile, poi Pescara risposto di squadra, come avevamo detto in settimana. Ma innanzitutto sono contento per la vittoria, Final Eight è un passo, no, perché dobbiamo ancora vincerne tre, minimo, quindi... dobbiamo continuare su questa strada. 40 minuti, secondo me la mia squadra può fare meglio, può giocare, avere più continuità all'interno delle partite. Li abbiamo fatti rientrare, sono stati bravi anche gli avversari naturalmente a rientrare, però secondo me noi possiamo fare ancora meglio. Soprattutto quando nel secondo quarto Fabriano si è messa a zona, lì avete sofferto un po'. Sì, per assurdo abbiamo sofferto la zona anche nel terzo quarto, però sì, non posso mai pensare che una squadra con il tiro che abbiamo noi, con le capacità nel tiro da tre punti che ha la mia squadra, di soffrire la zona in quel momento, però avevamo anche dei quintetti atipici, avevamo qualcuno fuori per falli, quindi non abbiamo fatto dal punto di vista dei giochi da eseguire le prime scelte che avevamo e un pochino abbiamo sofferto. Ha delle frasi di circostanza che questa squadra stia facendo il massimo, quindi a Raiola vanno fatti i complimenti. No, secondo me non stiamo facendo il massimo, secondo me possiamo ancora migliorare, sinceramente. Dove? No, possiamo migliorare ancora nel gioco, nel non avere pause all'interno della partita e poi dobbiamo continuare così a vincere il più possibile. Oggi siamo secondi, io potrei ambire anche arrivare prima, però è logico che davanti se non perdono mai, però già li siamo comunque attaccati, ma noi dobbiamo essere concentratissimi partita dopo partita, già dalla prossima, per consolidare il secondo posto. Se ti sente Salvemini, non è d'accordo? No, ho detto che la verità, cioè loro vincono sempre e quindi noi dobbiamo cercare di stare più vicini possibili. Quindi Stefano, l'ultima, in studio da noi alla Domenica Sportiva c'è il presidente Carlo Di Fabio che ti sta ascoltando. Un messaggio al presidente. Al presidente voleva una partita spettacolare con tanti punti e io gliel'ho data. A parte gli scherzi, mi ha chiesto come stavamo stamattina per messaggio, ci siamo sentiti e gli ho detto che avremmo fatto una buona partita e secondo me ci siamo riusciti.